Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo di cheat meal, vedremo due punti fondamentali, ossia il primo punto se è corretto andarlo ad inserire in un contesto di cut o preparazione agonistica e il secondo punto nel caso in cui sia corretto come andare ad inserirlo. Prima di iniziare, come sempre, se è la prima volta che arrivate su questo canale, io sono un preparatore di bodybuilding agonistico, lavoro con professionisti amatori, quindi il mio punto di vista logicamente è settato su quel tipo di bodybuilding, ok? Quindi assolutamente non un bodybuilding just for fun, per cui tutto quello che troverete su questo canale è un mio riportare, quella che è la mia esperienza, i miei punti di vista in quello che è il mio settore, ok? Questo è molto importante da considerare prima che ascolterete tutto questo. Non cerco like o followers proponendovi strade facili per ottenere i vostri risultati senza faticare, mangiando quel che volete, eccetera, eccetera, per cui questo è quello che passa al convento da queste parti. E proprio su questa linea, cheat meal, dal mio punto di vista, cheat meal va assolutamente eliminato in preparazione, anche se per alcuni atleti vado a mantenerlo e adesso vedremo perché. Allora, innanzitutto, perché eliminarlo in preparazione? Sostanzialmente perché il cheat meal non dà reali benefici, o meglio, c'è solo un beneficio, su cui torneremo tra un attimo, del motivo per cui in alcuni casi vado a inserirlo, però non ci sono assolutamente benefici. Il cheat meal sicuramente non aumenta il metabolismo, nel senso che non è un solo pasto più alto, più ricco, che ci permette di sbloccare uno stallo dalla definizione, aumentare il metabolismo, eccetera, eccetera, assolutamente no. Anzi, se il metabolismo è impallato, ci fa semplicemente ingrassare. In secondo luogo, avremo dei grossi problemi da un punto di vista di fonti se non stiamo attenti, nel senso che magari in un periodo di preparazione in cui pian piano andiamo a ridurre la rosa di fonti per eliminare stress gastrointestinale, eliminare altre variabili, essere sicuri di portare una condizione degna di nota sul palco, andare a inserire delle fonti esterne, soprattutto mal lavorate e mal processate come normalmente avviene con un cheat meal quando andiamo a mangiare fuori, sicuramente è una pessima idea. Altro problema riguarda il sodio, logicamente io con gli atleti nelle settimane di preparazione vado a gestire l'acqua, il sale e diversi sali, cerco di mantenerli stabili o comunque ciclizzarli in base logicamente alle caratteristiche dell'atleta, quindi avere un pasto ipersodico mi scombussola totalmente tutto quanto. Il problema principale riguardo al cheat è che instaura un meccanismo di dipendenza e di binge, ossia l'atleta in preparazione mi diventa un atleta food focused, incentrato sui pasti, incentrato sul cibo, incentrato su quel pasto libero e solo su quel momento. È un atleta quindi che non mi porterà mai attenzione sull'allenamento, non come voglio io, e questa è una cosa che io personalmente voglio evitare. E con atleti food focused, per quanto logicamente in preparazione, e l'ho detto più volte, è normale avere un certo rapporto delicato con il cibo, però se diventa soltanto una questione di portare avanti una preparazione food focused, io con questi atleti, io in questo contesto non lavoro assolutamente. Quindi il cheat meal è logicamente un elemento che può portarmi in quella situazione. Però, e arriviamo al punto cardine, ha un beneficio, che è il beneficio di natura psicologica. Ossia, se in alcuni atleti me li fa diventare troppo food focused, ho visto gli atleti che mi hanno supplicato di fargli fare la fame durante la settimana pur di avere un giorno completamente libero, ragazzi, non è bodybuilding questo, non è assolutamente sport, non è bodybuilding, però in alcuni atleti avere quel singolo pasto libero dà un grandissimo beneficio psicologico e sono gli stessi atleti che poi in palestra riescono a mantenere una performance ottimale, un lavoro ottimale e riescono a stare sul pezzo fin nelle ultime settimane di preparazione. Allora, il beneficio psicologico nasce dal fatto, e questo è il primo punto che dovete segnarvi se volete inserire un cheat meal, nasce dal fatto che non viene vissuto come un momento per l'appunto food focus, ossia il cheat meal non è uno sgarro alimentare, ma è uno sgarro dalla quotidianità. Abbiamo lavoro, abbiamo famiglia, abbiamo una certa monotonia, un certo quotidiano che speriamo sia comunque in qualche modo piacevole, però abbiamo bisogno di evasione. Quindi andare fuori, uscire la sera, che può essere al ristorante, che può essere farmi una mezza giornata al mare, io personalmente detesto il mare, quindi facciamo una mezza giornata al cinema che si sta più freschi, soprattutto con questo caldo che c'è qua a Roma, o una mezza giornata in un parco divertimenti, qualsiasi cosa insomma. E è sicuramente un qualcosa che ci può dare una grande mano perché ci distrae. Poi, a conclusione della giornata, andiamo a mangiare da qualche parte. Quindi questo è un approccio totalmente diverso al dire oddio, devo andare a mangiare là, allora quando arrivo mi studio tutto il menù, mi devo abbuffare fino a stare male e tutto il resto, ok? Totalmente diverso, voglio godermi il momento, voglio godermi le persone che ho intorno, voglio godermi il posto, voglio godermi l'aria aperta, voglio godermi un momento che non è monotonia, ma mi permette di evadere. Questo mi permette anche di stare più rilassato e portare avanti la preparazione in maniera molto più limpida. Poi che vado a mangiare un hamburger, una pizza, una bistecca, quello che vi pare, non è assolutamente un problema, anche se ci sono tutti contro di cui abbiamo parlato. Quindi, da questo passiamo al secondo punto, molto importante, perché cerchiamo di mettere un cerotto a tutti i vari contro.
Il secondo punto è quello di scegliere con molta attenzione le fonti. Allora, dal mio punto di vista il cheat può essere una pizza e mezzo, un hamburger con un gelatino dopo. Sicuramente ci possono essere diverse soluzioni. Però il problema, la cosa che mi preoccupa di più sono le fonti, l'impatto che avranno le fonti sul nostro microbiota, soprattutto perché sono cibi che non sono esattamente sani, o meglio, seguono una catena, una filiera di produzione che non è esattamente l'ideale. Quindi sul nostro microbiota intestinale creano casino. Il contesto di CAT di definizione è un contesto in cui già di per sé siamo molto delicati, quindi non è esattamente l'ideale. Per cui il mio consiglio principalmente è, innanzitutto, evitate possibilmente i lievitati, se non in posti dove sapete che li fanno bene, ossia le pizzerie. 90% delle pizzerie vi creano un casino della Madonna, invece pizzerie, quelle fatte bene, in cui il processo di lievitazione viene condotto ad opera d'arte, a regola d'arte, per esempio un Bonci, allora sono sicuramente una buona soluzione, ok? Cercate poi di mantenere più o meno sempre lo stesso cheat, cioè se avete quel cheat, andate a mangiare in quel posto, eccetera, cercate di portarvelo, soprattutto nelle ultime settimane di preparazione, sempre là, perché è una fonte che a questo punto è inserita nel vostro piano, il vostro microbiota, i vostri enzimi sono specializzati anche su quella fonte e non vi crea problemi. Se di punto in bianco andate in un posto totalmente nuovo e mangiate una pizza fatta male, state con una panza così per tutta la settimana, ok? E ne ho visti di atleti che hanno fatto e hanno combinato sti casini, ok? Quindi è molto molto importante. Ah, terzo consiglio è quello di cercare di lavorare anche logicamente sull'allenamento, nel senso che a me non piace manipolare le cose in funzione del cheat, non dovrebbe essere assolutamente così, andare a gestire i nostri protagonisti, gestire la preparazione perché c'è il cheat in quel momento, però sicuramente inserire il cheat dopo un allenamento molto pesante, quindi magari alleno le gambe, poi ho la serata, il cheat e tutto il resto, prima di un allenamento molto impegnativo, però qua attenzione a tutti i problemi gastrointestinali, capitemi bene, insomma fare gambe in accosciata alla pressa con una panza piena d'aria non è esattamente una cosa intelligente, e anche qua non ho visto, ragazzi, ce l'ho da raccontare, per cui state molto attenti, però inserirlo il giorno prima rispetto a una sessione pesante anche può essere utile perché ci dà quel boost in più, sicuramente un po' di pompaggio e via discorrendo. Anzi, molti atleti si sono trovati bene a fare diciamo una colazione libera la domenica mattina con la moglie, la compagna, eccetera, oppure un brunch libero e tutto il resto, e poi nel tardo pomeriggio, se si trovano bene allenarsi nel tardo pomeriggio, facevano una sessione molto pesante e avevano logicamente un boost in più. Quindi sicuramente andare a mettere allenamenti pesanti o su distretti carenti o su distretti che sono particolarmente vuoti, anche questa, prima o dopo il cheat può essere una buona idea. E ultimo punto, ultimo consiglio, non fate compensazioni. Ho fatto il cheat, quindi domani digiuno la mattina o digiuno a pranzo o mangio soltanto la sera. Ho fatto il cheat, digiuno di 24 ore. Faccio 24 ore di digiuno prima del cheat. Stasera ho il cheat, quindi oggi non mangio tutto il giorno. Cazzate veramente bestiali. Non ha assolutamente senso ragionare in questo. Non state più facendo bodybuilding, ok? State semplicemente, volete mangiare, ok? Vi state di nuovo concentrando sul cavolo di cheat meal. Ed è una cosa assolutamente deleteria per qualsiasi preparazione, perché smettete di ragionare come atleti e iniziate a ragionare come persone che vogliono semplicemente fare il cazzo che gli pare. Su queste cose ci vado pesanti, ragazzi, però voglio essere dannatamente chiaro su questo punto. Non fate compensazioni, non gestite tutto per avere un determinato cheat meal. Se il cheat meal non ha più modo di essere inserito in una preparazione, non si inserisce, non sta scritto da nessuna parte che per salire su un palco e fare gli atleti dovete mangiare il cavolo che vi pare. Anzi, è una concessione, qualcosa che può aiutarvi se rispondete bene da un punto di vista psicologico, però fare compensazioni non vuol dire rispondere bene da un punto di vista psicologico, ok? Quindi mantenete tutto quanto invariato, il vostro preparatore saprà mantenere tutto quanto invariato, quindi l'unica cosa che vi dico, il giorno dopo tornate al regime, seguite tutto quanto, valutate com'è il trend della condizione, il trend del peso, se dovete aggiustare qualcosa aggiustate, però per l'amor di Dio non fate aggiustamenti e compensazioni in funzione del cheat meal. Potete cheatare di meno, potete decidere di fare un cheat controllato, potete decidere di andare a mangiare una bistecca, potete modulare tantissime cose, ma per l'amor di Dio non fate compensazioni. L'alimentazione gli altri giorni deve essere funzionale a farvi lavorare bene in palestra e non a deperirvi per potervi far mangiare come porci il giorno del cheat meal, ok? Questo è molto molto importante. Questi sono alcuni consigli per poterlo inserire. Come detto, io normalmente lo tolgo quando si inizia la preparazione, a meno che non ho atleti che veramente riescono a gestirlo a regola d'arte, hanno sicuramente una facilità di abbassare il loro set point, però anche in quel caso io personalmente preferisco tenere tutto sotto controllo. Quindi se anche dovessi avere delle giornate in cui voglio stare un po' più alto
tot di calorie. Allora, semplicemente alzo le calorie, alzo i carbo piuttosto che i grassi, piuttosto che il sale, abbasso le proteine, insomma gestisco i macros, ma pianifico tutto quanto, perché è così che si porta l'atleta sul palco, ok? Andando a pianificare tutto quanto, vedendo le reazioni e tutto il resto, non avendo un'incognita del non so che mi ha mangiato questo o là, quindi c'è un peso che si alza, c'è un peso che sta basso e tutto, magari sta basso e mi ha mangiato una cofana di roba mentre io penso che ha mangiato poco, oppure sta alto, penso che ha mangiato un sacco e invece ha mangiato poco. Sono tutte cose che vanno analizzate e si devono sapere durante una preparazione, quindi io in generale preferisco eliminarlo. Se mi seguite sul mio log su Rhino Nation, vedete che io da quando ho iniziato la preparazione il cheat l'ho tolto, ho fatto un ultimo cheat in cui ho mangiato una focaccetta con sopra la bresaola, una cosa super super triste che sono rimasto sotto le mie calorie, però bene o male fatto quello, adesso sto a regime, non c'ho serate fuori, non c'ho nient'altro, meglio se vado a fare una serata fuori mangio un filetto, ci sono dei posti, se andate in una bisteccheria di quelle buone ve lo fanno blu innanzitutto e poi sicuramente senza olio o cavolate aggiunte, perché la carne non si mangia con l'olio. Quindi ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda questo video, logicamente qualsiasi domanda scrivetela qua sotto, sarò ben lieto di rispondere. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.